o più, li ho finiti da un sacco di tempo, da qualche anno conto soltanto i mesi, per cui posso dire che in questo momento, cioè da pochi minuti, ho compiuto 1056 mesi. Io ho questo grandissimo onore di per conto della Devimon di consegnare un importante premio a chi ha dato vita a questo ristorante. Vi leggo, se avete un paio d'ore di tempo per ascoltarmi, le parole che sono state scritte in un libro che uscirà fra poco, che riguarda appunto Da Giovanni, situato in una bella casa di campagna. Oggi c'è chi vi arriva anche in elicottero, grazie allo spiazzo accanto alla costruzione. Nel Settecento era una posta per cambiare i cavalli delle carrozze che lasciavano la via Emilia diretta a Genova per la via dell'olio, così chiamata. Diventata un'osteria alla fine dell'Ottocento, fu acquistata 50 anni fa da Giovanni Besenzoni, che con la moglie Carolina, straordinaria cuoca, aveva deciso di farne una trattoria dove poter gustare i cibi della tradizione piacentina. Il successo fu immediato e la voce si sparse in breve tempo. Chi voleva riassaporare i piatti di un lontano passato doveva recarsi da Giovanni, dove la Carolina realizzava indimenticabili manicaretti. Qualche anno dopo si aggiunse alla conduzione della trattoria il figlio Renato, che aveva da poco sposato la bella Maria Teresa. La Maria Teresa diventò una straordinaria cuoca all'Università della Carolina, ovviamente. Qui regna la tradizione più ghiotta e rigorosa e Maria Teresa ne è l'interprete attenta e puntuale. Questa è una frase di Maria Teresa: avere ospiti significa farsi carico della loro felicità. Questi signori della Devimon, che non so se lo sapete, è l'unico champagne che appartiene a italiani. Viene fatto in Francia con la tradizione ormai plurisecolare, ma è di italiani. Questo è. E sono loro che hanno pensato di dare un premio a questa straordinaria famiglia, che è la famiglia Besenzoni. Perciò Maria Teresa, ecco la quale regina. Salve. Ecco il marito. Salve, benvenuti a Porta a Porta questa sera. È andato proprio bene al servizio. Siamo in provincia di Piacenza, ovvero al seno Cortina, la famiglia Besenzoni. Ed è giusto che ci sia anche il figlio, naturalmente. Vorrei Nicola qua. Vogliamo vedere un bacio da Renato a Teresa con amore, un bacio. Renato, bacia tua moglie. Complimenti per questi 50 anni di attività nei quali siete riusciti a trasformare il cibo in amore. Champagne de Vimont. Grazie.